Nosotros hemos estado contratados estos meses del Cabildo con uno stanziamento del fondo della Comunità Europea, praticamente 6 mesi di limpieza di carretera. E praticamente il dia 10 si acaba ya il contratto e abbiamo terminato di lavorare. Il problema è che noi stiamo qui oggi è perché ancora non hanno ingressato la nomina. E praticamente fuimo arriva a Recursos Humanos a chiedere un'esplicazione perché non era stata ingressata ancora questa nomina. Siamo 48 persone, tutto padre di famiglia con ipoteca e praticamente viviamo con un sueldo praticamente che chi la vita è carissima e viviamo soltanto con questo sueldo che ganiamo travagando. E fuimo arriva a Recursos Humanos per chiedere un'esplicazione perché oggi 17, mañana è sabato, domingo praticamente se passa la settimana che entra si ingressano il dinero perché non è nada di sicuro, perché se ora sta dicendo che tengono un problema informatico non so che cosa. Il problema è che siamo stati praticamente un avvocato, non so il nome, non mi ricordo il nome, molto amabile, esplicando un po' il tema, no? A dove dirigere la persona per chiedere più informazione per il tema, ma di repente sale un impiegato che non so che travaga a Recursos Humanos con un'aggressività, un'ignoranza e una maleducazione tremenda, no? Che con un signor si è posto talmente aggressivo. E anche con questa persona che lavora col Cabildo, l'altra persona che stava dando esplicazione a noi, l'ha vista l'aggressività di quest'altra persona, praticamente ha accortato tutto il problema. E di repente ci siamo sentiti come bandito, perché ci sta mandando atrás un vigilante, dove vamo noi, un vigilante viene atrás. Noi stiamo qui con educazione, rispetto e non pedimo nada, pedimo soltanto quello che è di noi, la nomina. La nomina stava ritenuta dall'interventore e nadie ha spiegato questo, nosotros ci ha dato un'esplicazione perché è stata ritenuta dall'interventore. L'unica esplicazione che si è andato ora che è salita una signora e ha detto abbiamo tenuto un problema informatico, praticamente la versione cambia da un modo a altro e nosotros ci sentiamo un po' desplazzato e che è una tomatura di pelo questo. Ma io le ho fatto una pregunta a una signora che mi ha detto questo, no? Che è una responsabile dei Recursos Humanos. Io le ho detto, però voi avete cobrato, non avete tenuto un problema informatico. Noi teniamo un problema informatico e non abbiamo cobrato. Io spero che hanno detto, e non è sicuro, che se lo vanno a risolvere entro oggi, adesso, entro oggi. Ma io spero di sì, perché se no arreglarsi, perché qui siamo, quattro, siamo persone che non teniamo nada che comer. Non so, un aiuto, un vale di comida o un... Non so, algo, perché io non tengo nada, so dos días, io praticamente che non como. Io da qui non mi muovo, sì, un vale di comida o quello che sia. Non so, una soluzione, se io mi pongo a pedir dinero all'entrata di... Perché io non tengo, io da ieri che devo comer. Io da ieri che devo comer, qui c'è gente che la ipoteca non ha pagato e le è venuto il recargo del banco. Cioè, qui stiamo tutti... Sì, tiene quattro ICO, sta signora tiene altri 3 ICO. Questo tiene 2 ICO más. Io tengo una ipoteca da pagare e non tengo nada.